Bentrovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Sono due temi che affronteremo in questo nostro incontro. Il primo è di stretta attualità. Infatti parliamo dell'aggressione che c'è stata ai licei fiorentini, una ferma condanna proprio agli atti di violenza. E poi è stato piantato un albero in memoria del nonno di Vera Vigevani Jarac all'interno del parco di San Rossore per quanto riguarda appunto il giorno della memoria. Quindi andiamo subito a capire, a comprendere come i consiglieri regionali hanno recepito l'atto di violenza che si è consumato in una scuola fiorentina. L'aggressione è avvenuta sabato 18 febbraio nei confronti di alcuni studenti del liceo Michelangelo di Firenze. C'era già un episodio analogo avvenuto il 9 di febbraio al liceo Pascoli, sempre di Firenze. Quindi arriva la solidarietà agli studenti e ferma condanna degli atti di violenza e preoccupazione per il clima di odio che coinvolge gli istituti di istruzione secondaria fiorentina. Così si è espresso il Consiglio regionale approvando la mozione presentata dal gruppo consigliare del Partito Democratico. Il primo firmatario è stato Vincenzo Ceccarelli. L'atto che ha recepito gli emendamenti di Italia Viva e del Movimento 5 Stelle è stato approvato con 22 voti favorevoli, 4 astenuti del gruppo della Lega, mentre il gruppo Fratelli d'Italia ha presentato sulla stessa vicenda una propria mozione. Il primo firmatario è stato Francesco Torselli, che è stata poi respinta dall'Aula e quindi non ha partecipato al voto. Che sono gravissimi, sembra di ricreare quel clima che accanto a un governo di destra si accompagna naturalmente da un lato il volto più che presentabile e al di là delle opinioni totalmente diverse, ma insomma delle figure di governo, ma dietro ti rendi conto che sul piano territoriale agiscono nuclei, in questo caso di studenti, che fanno della violenza la loro ragion d'essere, e questa deve essere assolutamente una strada da bloccare, e l'individuazione dei responsabili perché possano in modo esemplare essere messi in condizione di non nuocere deve essere il nostro imperativo morale. Io vedere quelle scene, quei cazzotti, quelle pedate, quella cattiveria in quei ragazzi nei confronti di loro coetanei, qualcosa di incredibile. Questa aggressione ha tutte le caratteristiche di un'aggressione squadristica di stampo neofascista, quindi noi chiediamo che ci sia la condanna da parte di tutti rispetto a questo episodio, ripeto, molto grave. Ma questo ovviamente non basta. Invitiamo la regione tutta a proseguire in quella che è un'attività di carattere culturale verso il superamento dell'intolleranza, del razzismo, dell'odio. La Toscana è una regione che ha nel suo DNA l'antifascismo, quindi credo che a maggior ragione ci debba essere, se possibile, un rafforzamento dell'attività di carattere proprio culturale. Chiediamo anche ai due ministeri, quello dell'Interno e quello della Pubblica Istruzione e del Merito, di intervenire perché sia garantita l'incolumità nelle scuole, perché è veramente difficile da pensare che i ragazzi che vanno a scuola possono essere aggrediti con questa violenza. La violenza si condanna sempre, senza se e senza ma, da qualsiasi parte arrivi. Noi speravamo di trovare nel Partito Democratico la disponibilità a votare un atto di questo tipo, in realtà è arrivato un atto in cui addirittura, laddove la magistratura, le forze dell'ordine non hanno ancora chiaro cosa sia successo, laddove ogni giorno sui giornali si leggono testimonianze e controtestimonianze. Ieri ho letto un professore che diceva una versione completamente differente da quella che era passata nei giorni precedenti, dove non c'è ancora una certezza di cosa sia accaduto, si è voluto già dare una matrice politica a tutto, e soprattutto l'atto era finalizzato a far cosa? A chiamare in causa il governo nazionale, la polemica con Giorgia Meloni, eccetera. Quindi non c'era la volontà di fare una condanna unanime. Dispiace,
c'era comunque nell'atto, riconosco nell'atto del partito di maggioranza, oltre alle varie strumentalizzazioni, alle varie polemiche, c'era comunque la frase di condanna della violenza e per questo non ci siamo sentiti di votare contrari. Una questione molto dura, forse la più dura del Consiglio regionale, chiediamo al Consiglio regionale della Toscana e quindi alla Regione Toscana di prendere un impegno di costituirsi parte civile qualora venga istituito un procedimento penale. Ovviamente siamo convinti che questo avverrà, nel contempo esprimiamo massima solidarietà ovviamente anche agli insegnanti intervenuti, al corpo docente, ovviamente una condanna forte e durissima nei confronti di coloro che utilizzano la violenza per imporre un'idea, sembra rimettere le lancette indietro a una stagione che ovviamente ognuno di noi vorrebbe dimenticare, serve usare il cervello e l'intelligenza per portare avanti le proprie idee e sicuramente non cazzotti, pugni o violenza. Condanniamo sicuramente degli episodi di tale gravità e esortiamo tutte le forze politiche che hanno matrici particolari a fare attenzione a quelli che sono i contenuti delle proprie, dei propri gruppi giovanili, perché siamo venuti a conoscenza che c'è stata anche una distribuzione di manifesti all'ingresso di queste scuole e che questo episodio non è l'unico, perché era già avvenuto in un'altra scuola. E faccio riferimento anche a un episodio che è avvenuto nel Lazio, dove una ragazza che era andata a rimuovere un manifesto con sopra delle svastiche, quindi dei simboli nazisti, è stata addirittura picchiata in strada. Ecco, arrivare diciamo da episodi già molto gravi a episodi estremi è un passaggio che può essere molto veloce e sul quale le istituzioni, in primis quelle scolastiche, devono fare la loro parte, ma sicuramente le forze politiche, e lo sappiamo, hanno la loro responsabilità. Lo abbiamo detto in tutte le sedi e continuiamo a ribadirlo, è una ferma condanna per gli atti avvenuti davanti al liceo Michelangelo, però credo che il dovere delle istituzioni sia anche quello di non alimentare questo brutto clima che si sta creando purtroppo in questi giorni, dopo quel fatto, dopo anche il corteo avvenuto ieri. Dobbiamo avere un senso di responsabilità, un senso di evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione, è un fatto grave, dobbiamo soltanto impegnarci affinché fatti come questi non avvengano più in Toscana e non solo in Toscana, facendo sentire sicuri i nostri cittadini, i nostri studenti all'interno e fuori dalle scuole. Quindi quello che noi crediamo e continueremo a credere, qualsiasi condanna ferma di violenza che venga da destra, che venga da sinistra, però no a strumentalizzazioni, aspettiamo la fine delle indagini e poi presenteremo un atto per chiedere che ci sia più tutela nelle scuole e che si faccia un lavoro in sinergia come forze politiche tutte affinché non si ripeta mai niente del genere. Una corona di alloro che ricorda l'infausta firma delle leggi razziali è stata deposta venerdì 17 febbraio nel parco di San Rossore alla presenza di Vera Vigevani Giarac, attivista e scrittrice che ha vissuto la discriminazione degli ebrei in Italia, la Shoah e la tragedia dei desaparecidos in Argentina. Una cerimonia che si è tenuta nel luogo che ha segnato l'inizio della sua dolorosa vicenda e che peraltro ha visto a pochi metri dalla targa anche la messa a dimora di un albero di melograno in memoria di Ettore Felice Camerino, il nonno di Vera, deportato e ucciso a Auschwitz nel 1943, senza una tomba che potesse accogliere il suo corpo. C'erano anche i giovani con la quale appunto la signora Vera ha dialogato, sono stati incontrati nella sala Gronchi proprio all'interno del Parco di San Rossore, c'era la consulta provinciale degli studenti di Pisa e rappresentanti degli istituti delle scuole superiori della cittadina toscana. Noi abbiamo voluto con forza questo momento, invitando Vera Vigevani Giarac a parlare alle ragazze e ragazzi, a mandare un messaggio di speranza. Lo vogliamo fare in un luogo in cui è stata firmata, sono state firmate le leggi razziali da Vittorio Emanuele III, che hanno provocato atrocità, hanno provocato morte. La sua connivenza con il regime nazifascista ha portato il paese a vivere il tempo buio che ha vissuto. E poi la Shoah, e poi quello che è accaduto in Argentina con i desaparecidos, tutto si tiene insieme. E allora oggi siamo a mandare anche un messaggio che l'ESMA diventi patrimonio mondiale dell'UNESCO, diventi un luogo in cui ricordare, perché è tempo di conoscere, è tempo di sapere cos'è accaduto, è tempo di non voltarsi dall'altra parte. La Toscana lo ha sempre fatto e oggi con forza vuole ripeterlo. A me bisogna pensare che non c'è solo il giorno della memoria,
memoria, ma qualsiasi giorno è disponibile per poter ricordare e per non dimenticare. Quindi tutte le occasioni sono importanti, qui ancora di più perché sono state firmate le leggi razziali e noi abbiamo messo in dimora questo melograno che, come sapete, è simbolo di giustizia e di onestà, che rappresenta come 613 semi del melograno e 613 comandamenti della Torah, per ricordare anche qui che c'è una speranza e il coraggio di andare avanti contro qualsiasi violenza, qualsiasi persecuzione che c'è nel mondo. La storia si ripete perché il fascismo è eterno, così ha detto Umberto Eco. La prima volta qui a San Rossore Sua Maestà firma le leggi razziali, il 5 settembre. La famiglia di Vera, vivono a Milano, sono ebrei, il padre ritiene che sia opportuno andarsene, lei è già stata espulsa dalla scuola, vanno in Argentina, il nonno Ettore Camerino ritiene che non ci sia da preoccuparsi, che possano accadere cose gravi, per cui resta a Milano e poi nel 1943 viene deportato a Auschwitz, fa il treno di binario 21 e non torna ad Auschwitz, quindi il nonno è morto a Auschwitz e non c'è una tomba dove portare un fiore. Oggi Vera è in Italia anche per sensibilizzare tutte le amministrazioni a approvare atti amministrativi di sostegno alla richiesta di dichiarare l'ex ESMA, che oggi è Museo Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Il processo di elaborazione del terribile trauma collettivo della dittatura civico-militare argentina degli anni 70, dicevo, questa elaborazione è comunque avvenuta in un modo esemplare, si sono giudicati colpevoli in tempi non biblici, si stanno ancora facendo i processi. Quel luogo, che è anche un luogo proprio del delitto, dove sono avvenuti i sequestri, le torture e le sparizioni tramite i voli della morte, questo luogo per l'appunto è un museo, ma è anche un luogo, una prova giuridica di quanto è avvenuto. Fra l'altro di recente è stato individuato, questa è una notizia ancora abbastanza fresca, uno di questi aerei che venivano utilizzati per i voli della morte è stato individuato negli Stati Uniti, che adesso ha una destinazione commerciale, sarà acquistata dallo Stato argentino e riportato in Argentina per essere esposto proprio lì alla ex ESMA. Sono assolutamente d'accordo con Liliana Segre su questo momento, un pericolo, lo stiamo assistendo, dobbiamo comprenderlo, dobbiamo prendere coscienza e tra di noi, che siamo, che la coscienza già ce l'abbiamo, dobbiamo rafforzarla. Il fascismo c'è ancora, è lì e può crescere nel nostro paese e in altri paesi. Allora, tutti noi dobbiamo rafforzarci e darci la mano, il braccio, non avere paura, ma agire con le buone idee che possano realizzarsi, anche puntando in certi momenti speciali sull'immaginazione, che aiuta a volte a trovare qualche buona strategia nuova. Speriamo, salviamo il nostro pianeta, cominciamo da lì, affrontiamo il negazionismo, che quello sì lo vediamo dappertutto, e questo negazionismo assolutamente dobbiamo affrontarlo e far capire che non si può negare quello che realmente è successo. E lì certo devo ringraziare molte istituzioni, e lo faccio nel paese, nel mio paese che è l'Italia, e lo faccio in Toscana, che per me rappresenta da molto tempo un fatto storico che mi dà una speranza maggiore proprio nella Toscana, come
esempio. Questo incontro con Vera si è manifestato uno dei migliori incontri ai quali abbia mai partecipato, perché anche per lei tornare in un posto così simbolico, però in modo negativo come San Rossore, poiché è famoso per appunto l'aver siglato appunto queste leggi razziali del 38, lei è una persona dotata di grandissima personalità, coraggio e determinazione, soprattutto anche per come racconta la sua testimonianza e come difende i suoi valori della famiglia, i suoi valori religiosi e anche i valori della civiltà umana. Allora, è stato un incontro estremamente toccante, perché ascoltare una donna che ha vissuto così tante esperienze pesantissime sulla sua pelle e comunque non ha perso la speranza nel mondo è stato veramente incredibile, perché ovviamente la prima cosa che si pensa è che vivendo così tante cose terrificanti, vedendo schiacciati i propri diritti costantemente nel corso della propria vita, la prima cosa che viene da fare è perdere la speranza, no? Perdere la voglia di provare, perdere ogni fiducia anche nelle istituzioni in realtà. E invece lei dimostra sia fiducia nel popolo, che appunto esorta a scendere in piazza, esorta a esercitare i propri diritti in ogni condizione politica del paese, ma anche fiducia nelle istituzioni. E quindi credo proprio il lavoro di sinergia tra queste due, diciamo, forze che poi animano un paese, diciamo, è una speranza che mi ha trasmesso molto forte. E questo è anche l'ultimo argomento che avevamo affrontato in questo nostro incontro. Vi ricordo, per gli aggiornamenti e gli approfondimenti, il sito internet è www.inconsiglio.it. Io vi aspetto come sempre qua tra 7 giorni dentro il Consiglio.